Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli italiani. Spesso un litigio comporta la chiusura del rapporto, che a volte si protrae per tanto tempo. Ma ad un certo punto i rancori potrebbero affievolirsi, se non scomparire del tutto. E se l'amicizia valeva davvero, si può ricominciare. Hanno scaldato il cuore le parole di un noto cantautore, che qualche giorno fa da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha fatto un appello ad Adriano Celentano. Non ho remore, l'ho sempre detto, se vuoi, ci incontriamo. Un litigio di oltre 50 anni fa ruppe l'amicizia tra Don Bach e Adriano Celentano, contrasti che risalgono al 1968, quando si sviluppò una storia intricata di esibizioni e di contratti. Aldo Capone, che tutti conosciamo come Don Bach, era un grande amico del molleggiato e apparteneva al clan Celentano. Secondo il cantautore toscano, lui propose il brano Canzone, che doveva andare al Festival di Sanremo nel 1968, a Lavanoni. Le disse che lo aveva Celentano, ma quest'ultimo rispose che non era adatto a lei. Ornella Vanoni si innamorò invece di Casabianca, il lato B di quel nastro. Fu la goccia che fece traboccare il vaso, ha commentato Don Bach in un'intervista. In quegli anni infatti un autore non poteva andare a Sanremo con due canzoni. Celentano ed il clan misero quindi il nome di un'altra persona e Don Bach gli fece causa. Don Bach è ritornato sulla questione, qualche giorno fa nel salotto televisivo di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e ha dichiarato che lui sarebbe pronto a far la pace e che se fosse stato per lui sarebbe bastato che gli venisse riconosciuto il dovuto. In effetti da allora i due cantautori smisero di parlarsi e di frequentarsi, interrompendo bruscamente un'amicizia che andava avanti da tempo. Don Bach desidera incontrare Adriano Celentano per un chiarimento, ma lui è inarrivabile. I rapporti tra Adriano Celentano e Don Bach dopo il litigio del 1968 non si sono più ricuciti, ma il cantautore toscano, ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, ha preso la palla al balzo per fare un appello al molleggiato. Il cantautore 83enne ha commentato le vicende che risalgono ad oltre 50 anni fa, dichiarando che secondo lui quando una persona viene colta in fallo, reagisce attaccando. Non c'è stata nessuna sentenza perché io ho ritirato la querela, venendo lui a una transazione. Facendo questo, lui ha ammesso il suo torto, ha sottolineato l'artista dimostrandosi dispiaciuto per non aver avuto più nessun contatto con il suo amico e collega. In realtà ha ammesso che con Adriano Celentano non si vede e non si sente dal 1994 e che questo lo rattrista molto. Probabilmente lui avrebbe il desiderio a fare un incontro, come ce l'avrei io, ma ci sono circostanze che impediscono il desiderio. Non posso alzare il telefono perché non ho il numero, ma poi c'è tutta una situazione strana, c'è gente che fa filtro per lui. Ha asserito Don Bach aggiungendo che gli hanno raccontato che alcuni amici che sono andati a trovare Celentano, non sono riusciti ad arrivare a lui. Poi magari sono tutte favole, però fatto sta che è così. Se lui vuole, può chiamarmi tranquillamente, il mio telefono è raggiungibile. Ha ribadito il cantautore. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.